quanto sono felice di registrare in questo periodo questi video. Mi sto veramente gasando tantissimo e tutto questo è grazie a voi. Vi chiedo solo una cosa prima di iniziare il video di TGC Card Shop Simulator, il prologo che mi ha consigliato la mia ragazza qualche giorno fa. Ho visto che lo stava giocando e ho detto no vabbè, ma bellissimo. Lei mi fa no, lo sto provando perché voglio che lo porti, è bellissimo, è uscito qualche settimana fa. Ragazzi, gioco incredibile, ma ne parliamo fra poco. Vi chiedo una cosa, lasciate un mi piace e vi va di commentare il video con qualsiasi cosa voi vogliate riguardo a questo cambiamento che stiamo avendo su Marci Games. Vorrei creare community con la community dei burloni, la community dei marci, la community di tutto quello che volete. Ragazzi, la community dei marci non mi piace tantissimo, ma va bene così. Ma ci tengo tanto a ringraziarvi perché mi state facendo volare tantissimo. Ed oggi, raga, siamo su un nuovo simulatore, TGC Card Shop. È un simulatore di un negozio che vende figurine, carte di Pokémon che si chiameranno Tetramon. Io un po' ho addocchiato come si gioca, ma non me lo sono spoilerato troppo. Andiamo avanti con l'inizio del gioco. Questo è il prologo perché il gioco ufficiale uscirà il 25. Vi chiedo una cosa però, se volete la serie quando uscirà ufficialmente il gioco, un mi piace e un commento con scritto Marci, ti prego portaci la serie. Ed eccoci qua ragazzi nella nostra fantastica cittadina, a quel non so che sia di New York che un po' di Londra. Non capisco bene a cosa assomiglia, ma come ben vedete non abbiamo troppo spazio di manovra. Possiamo arrivare fino qua. Ho lasciato il mio lavoro quotidiano per aprire il mio negozio di giochi di carte. Questo è tutto, è ora di mettersi al lavoro. Intanto la qualità è veramente molto bella. Come negozio di carte mettiamo... come lo possiamo chiamare? Scrivetelo nei commenti. Ma intanto io do un nome e lo chiamiamo Marcimon. Così sembra che tipo Marcimon Shop. Così mi piace tantissimo. Ricordo un po' i Pokémon, i Tetramon come li chiamano qua e via. Confermi il mio negozio? Assolutamente sì. Apri il telefono e fai scorta di pacchetti di carte. Che figata. Il telefono come si apre? Con tab. Eccolo! Andiamo a fare gli ordini. Io ho $1000, quindi a questo punto io posso prendere 32 di queste qua. Aggiungi al carrello, le andiamo subitissimo a prendere. Ora non vorrei dire una fesseria, ma penso che ci arriverà. Ah, è già arrivato il pacco. Ah, bello. Allora lo mettiamo qua. Io direi di fare così. Vara, che bello, raga. Quante figurine stiamo mettendo? 26, 27, 29, 32. Perfetto. Ora questo qua penso che dobbiamo buttarlo nel cestino. Quindi molto, molto chill. Per essere redditizio, imposta il prezzo dell'articolo su un valore superiore al prezzo di mercato. Quindi penso che dobbiamo fare qua e andiamo a vedere presso TCG. Allora, costo medio 1,93. Io vi direi che prezzo di mercato 2,84. Vi butto che lo mettiamo, che ne so, a 3,10, 3,20. Facciamo 3,20. Facciamo così, almeno è 40 centesimi in più. Vediamo un pochettino se il profitto riusciremo ad averci. E soprattutto se la gente comprerà le mie carte. Caro nerd, benvenuto al negozio Marcimon Shop. Quante carte ti pigli? Cavolo, ne ha preso un sacco. Ma tutte l'ha presa. Ma oh bro, no, tutte. Non devi prenderle tutte. Aspetta un attimo. Ok, quante ne ha prese, raga? Le mettiamo tutte dentro. Bene. 28,80 €. Porca paletta, raga. Ho preso i soldi. Gli devo dare 1,20 €. Quindi facciamo 1,20 €. A te, bro. Ok, te ne puoi andare, però. Fatto. Ok, grazie mille. Che bello, raga. Sono strafelice. Ho il mio negozio ufficiale di carte di Pokémon. Questa con la carta. Totale 19,20 €. E facciamo ok. Grazie mille, campionessa. A sto punto vi dico, dobbiamo comprare un pochettino di cose. Qua serve il livello 2, quindi magari ne prendiamo, io direi, altre due così. Almeno siamo anche a posto, raga, perché sennò non abbiamo poi figurine e questa cosa non è che vada molto bene. Allora, prendiamo questo qua, apriamolo e mettiamo queste cose qua dentro. Siamo già praticamente senza Tetramon. Ma dopo voglio farvi vedere che posso anche aprirle questi pacchetti, perché possiamo vendere anche le figurine singole. Questa cosa trovo che sia una figata pazzesca. Allora, mettiamo tutto via. Sempre 3,20 €. Potremmo anche mettere un po' di più. Magari possiamo fare una cosa. Mettiamo prezzi troppo alti e vediamo un po' se la gente li compra lo stesso. Penso di no, però. Ok, salve, buongiorno, buongiorno. Fatemi far tutto qui. Grazie mille dei soldi. Le devo dare. Niente, ok, quindi a posto. Non è stato abbastanza resto. Ah no, 14 € le devo dare. Allora, 10,40 €. Io li do in pezzi da uno. Ma così. Guarda quanti gli do. Perfetto. Grazie, bro. Molto gentile. Invece lei cosa mi prende? Ha un sacco di figurine e mi sta prendendo 19,20 €. Questo mi ha dato, devo dargli solo 80 centesimi. Quindi così, così e così. Forse gli ho dato un po' più resto. Vabbè, gli ho dato 10 centesimi in più, sti cavoli. Guarda quante figurine mi stanno prendendo. Grazie mille. Le devo dare 0 di resto. Perfetto, me le ha dati giusti. Grazie mille, la campionessa. Ok, ho preso 4 figurine e voglio aprire i pacchetti, raga. Vediamo che cosa troviamo. Magari troviamo delle carte che valgono un sacco. 15 centesimi, 24 centesimi
come gupi. Poi abbiamo Warm Gold 26 centesimi. Bello! 6 euro Anguifish. E Sapling 10 euro. Cavolo, raga, ma quante carte ci sono per pacchetto? Chirone 3 centesimi e basta. Oh, raga, si sbotta qua, eh. Porca paletta, fammela aprire un altro pacchetto. Andiamo un po' più veloce. 1,20 euro, 39 centesimi, 6 centesimi, 10 centesimi. Io vado un po' più svelto, che se no un casino. Nocti, bellissimo Nocti, eh. Nocti tanta roba, eh. Nocti veramente tanta roba. Vorrei trovarne una, raga, che vale tipo, non so, 200 euro. Sarebbe tipo incredibile come cosa. Sarebbe anche bello, raga, fare live la sera, dove magari sbustiamo un po' di carte e speriamo di trovare quelle un po' più OP. Fatemi sapere se vi piacerebbe vedere delle live su questi giochi qua, che io sapete che le faccio molto volentieri. Qua abbiamo qualcosa di nuovo, 28 centesimi, 40 centesimi e basta. Dai, non abbiamo trovato granché, però tanta roba. Qui abbiamo due clienti, scusatemi raga, stavo aprendo un po' le mie cose. Allora, devo darle niente, quindi no, 13 euro, mi scusi, 13 e 60, le do con pezzi da un centesimo. Un centesimo in più le ho dato. Questo magari prende qualcosa in più? No, mi dà poca roba. Ma sapete cosa dico? Io li segno 13, vediamo cosa succede. Importo sbagliato, ci ho provato, raga, che devo fare, vedere se magari non se ne rendeva conto. Oh, la carta non la sopporto già più, ve lo dico, non la sopporto veramente già più la carta. Grazie mille. 11,20 euro, 10, 11 e 20, perfetto, a lei. Ah, buonasera, ma lei assomiglia molto a una persona che ho già visto. Sembra quasi Billie Eilish, raga, leggermente, ha un pochino la ricorda. Uella, quanti pacchetti, oh. Lei vuole sbancare qua, porca miseria, raga, vuole sbancare lei, Allora, devo darle 8 euro, quindi facciamo così, e anche gli do 10 centesimi in più, via. Allora, voglio solo ordinare una cosa in più. Come ben vedete, abbiamo sbloccato il pacchetto di carte base. Questa è 32 con 64, costa leggermente di meno, ne prendi un po' di più, quindi io direi che ne prendiamo almeno uno, e tanto qua serve il livello 3, quindi ne prendiamo. Prendiamone solo uno, dai. Prendiamone solo uno, che va bene. Ah, non c'è una prezzo di 0,93, quindi non cambia nulla, banalmente. Va bene. Buongiorno, salve. Cosa mi prende lei? No, la carta. Ma io la odio, signore. Ma io la odio veramente tantissimo. No? Così. Grazie mille. E buongiorno anche a lei. Solo due pacchetti. Da qui non si può entrare con solo due pacchetti. Io glielo dico, eh. C'è da fare degli acquisti necessariamente, ragazzi, perché purtroppo sono finite le figurine. Ok, facciamo dei piccoli ordini. Prendiamo, direi, questo qua. Ma io avevo letto 50 prima. Non so perché me lo sono sognato. Forse il 50. Boh, non ne ho idea. Acquistiamo subito, che tanto arriva immediatamente. Prendiamolo, apriamolo e andiamo a rimboccare tutte le varie cose. Mi piacerebbe intanto capire se possiamo prendere anche dei tavolini, raga, giusto per cercare di fare le cose al meglio. Qua 32 e via. Ok, molto bene, perfetto. Aspetta che le metto via queste qua. Dobbiamo arrivare, secondo me, al livello 3. Ho proprio questo... Ho preso un po' di figurine, le voglio aprire. Dimmi che c'è qualcosa di super OP, ti prego. 17 centesimi, 5,79. Oh, 5,79 già si sbanca, raga, eh? 5,16, sgusciare! Hai capito il signor sgusciare? Oh, 5,89 Esmeri, che sembra parallelo, comunque sembra holo, non so come volete chiamarla. Fantastico, anche il signor Mufflin. Voglio avere il gioco di... Secondo me, raga, se sto gioco va alla grande, dovrebbero mettere il fatto che se Tetramon le debbano vendere in qualche modo, perché potrebbero sbancare veramente un sacco. Niente di OP, 3,34. Ma va bene così. Forse l'ultimo pacchetto ne ho presi 5, ma non ditelo a nessuno che mi sto aprendo i miei pacchetti comprati con l'azienda. 0,33 e basta. Ok, niente, non abbiamo fatto molto. Oh, quanta gente c'è qua? Arrivo, mi scusi vivamente. Carta? Carta contante. Ok, arrivo subito. Niente, me l'ha dati giusti. Ma signora, ma lei è grandissima. Ok, invece questo di cosa ha bisogno? La carta. E sono 35,20 euro, carissimo. Non le faccio... Vuoi lo scontrino? Niente scontrino. Sto adorando fare questo lavoro. Oh, Billy. Buongiorno, Billy. Però non mi ricorda Billy. Mi ricorda qualcun altro, ma non riesco a capire chi mi ricorda. Ok, però io adesso farei una bellissima cosa. Questo è un tavolo da negozio, mettilo lì. Va bene, prima voglio cambiare il prezzo. Io divento veramente uno stromboli. Mettiamo 3,50 euro. Adesso vediamo se me lo comprano a 3,50 euro. Acquistiamo un tavolo, abbiamo detto. My DIY. Penso che sia tavolo da gioco. Lo prendiamo. Come lo posso piazzare questo tavolo da gioco? Lascia che 10 clienti giochino a carte nel negozio. Ok. Ma questo puzza, raga. Ma perché puzza? Ma puzza, bro. Ma perché puzza? Non ho capito. Vabbè, 2,50 euro per te. Non riesco... perché costano un po' troppo, raga, secondo me. Devo abbassare i prezzi. Aspetta che abbassi i prezzi. 3,30 euro, dai, alziamo... 40, 3,40 euro, va bene. Vediamo se va bene 3,40. Ah, ma lo cambia per tutti, sì. Ok. Bene, però vorrei capire come si mette il tavolo, perché non ho mica capito. Allora, 0 euro, grazie. Ma perché puzzano tutti? Non ho capito. Cioè, puzzano tutti qua dentro. Io non ho un deodorante per pulirli questi qua.
Allora, lo piazzerei esattamente in questa posizione qua. Perfetto, buongiorno anche a lei. Solo un pacchetto? Salve. E io non le do il resto. Io do il resto, scemo. Scemo. 6,60€, ecco lei. Forse costano un po' troppo, però effettivamente. Allora, andiamo a comprare qualcosina. Abbiamo il box, finalmente. Io prenderei già due box, ma ne prenderei magari due. Scatola di carte base. Sì, aggiungiamo il carrello e aggiungiamo anche questo qua, raga. Secondo me ha senso che lo prendiamo, sì, per forza. È notte, raga, io non so se posso tenere aperto ancora il negozio, anche perché non c'è... Posso accendere la luce? Sì, direi che è il caso di accendere la luce. Le devo dare zero, signore, le devo dare zero. Non è stato... Ah, sì, scusami. 19,60 a lei. Devo prendere un po' di roba però qua dentro, Fammi prendere questo. Queste qui le piazziamo qua. Ho bisogno necessariamente di un altro scaffale. Io prenderei questo qua doppio. Ah no, richiede livello 6. Vabbè, prendiamo questo qua normale. E chi si è visto, si è visto. Bello che arriva comunque tutto subito. Mi piace abbastanza come cosa. Posso metterlo tipo di fianco? Così, più o meno. Dai, più o meno ci siamo. Ok, mettiamoli qua. Va bene, e prendiamo anche questo qua. Questi qua magari li facciamo anche costare leggermente di più. Vediamo un po' di mettere anche il prezzo, amici, a questi qua. Allora, prezzo di mercato 15 euro. Prezzo di mercato 22, li metterei a 27,50. Vediamo un po' se lo prendono a 27,50. Ok, buongiorno anche a lei, salve. Allora, cosa mi prende lei? Un po' di figurine a caso. E sono 23,80€, 23,80€. Ecco a lei, molto bene. Questi stanno a giocare, buongiorno. Evento di gioco, costo dell'evento. Come faccio? Aspetta, come faccio? Formato standard, tassa. Io metto i negozi di cifra, fanno pagare 10 euro, va bene. Formato standard, perché non me lo fa mettere di nuovo? Modifica. Costo, ah, ok. 10 euro al giorno, ok, seleziona, va bene, niente, non mi pagano così poco. Premi invio per iniziare il giorno successivo. Invio, vediamo. Oh raga, è andato insoddisfatti 8, porca paletta. Insoddisfatti ben 8. Io prenderei anche lo scaffale per le carte, raga. E vediamo un pochettino, raga, che succede. Perché secondo me posso metterci le carte, quelle OP, capito? Quelle super OP le posso mettere. Mettiamo tipo così. Ok, qui come faccio? Dobbiamo mettere quelle costose. Come faccio per quelle che sono costose? Allora, 5,16€, lo mettiamo a 7, chiaramente. Ok, le ordinate per prezzo, raga, perché sennò è veramente un disastro. Questo qua vale 5,99€, lo mettiamo a 9, ok. Questo qua invece ci mettiamo quest'altro qua che mi pare che valesse tipo 3 euro, una roba del genere. 5,80€, mettiamo sempre 7, così facciamo poco ricarico su questa carta qui. Questa dovrebbe essere addirittura uguale, mettiamo sempre 7. E invece a questa qua ci andiamo a mettere un bel 5,79, 8. Come ci può stare? Open, sì, aperto. Ora dobbiamo comprare altre figurine, secondo me. Quindi andiamo negli ordini. Qua serve purtroppo il 4. Io, sapete che vi dico? Io ci piglio altro di questo qua. Non ho soldi, raga. Non ho soldi, devo prendere per forza questo qua. Aggiungere il carrello, vai. Compriamo questo che siamo letteralmente senza soldi. Fatemi riempire un momentino qua e arrivo subito da voi, carissimi. Vediamo cosa hanno preso i campioni. Voilà! 3 box? Ma bro, 82 euro! Ma sono tantissimi! Ok, grazie bro, grazie mille. Anche questa non scherza, Buongiorno a lei, le devo 0 di resto. Zio Pera, raga, questi qua ne hanno presi già un botto. Questo qui sta giocando da solo. Buongiorno anche a lei. Ma qualche... Guarda, carte? Madonna, quante ne ha prese? Un botto, Manca veramente poco al compimento della missione dei 10 clienti che giocano all'interno del negozio. Devo dirvi la verità. Oh, raga, lungo, C'è tanta attesa per far arrivare tutte le persone. I prezzi sono anche molto bassi. Ho visto che in qualche video su YouTube gente mette prezzi molto più alti. Metti 10 carte sullo scaffale delle carte, imposta il prezzo e brevende. Io questo l'ho già fatto in realtà. E volevo dirvi una cosa, che c'è questo luogo comune che la gente che gioca alle carte puzza. E perché gli esce il verde, non so se l'avete visto, il fumo verde. Però effettivamente c'è stato un giorno che con la mia ragazza siamo andati in un negozio. Effettivamente è stato veramente tragica la cosa. Apriamo un po' di carte, raga, così vediamo se troviamo delle carte un po' più costose. Perché ho solo quelle da 10 euro e sinceramente non mi va moltissimo. Cerchiamo di essere abbastanza veloci, a meno che troviamo quelle veramente rare. 1,28€, 2,99€. Niente di che. Purtroppo niente carte proprio belle. Per adesso sto mettendo solo quelle abbastanza care. 2 euro è già poco, vorrei mettere quelle da 5 euro almeno. 5 centesimi. Oh, non ci stanno proprio
proprio bene, raga. Non ci sta andando purtroppo non troppo bene. 2,75€, questa è carina. 30... Bella questa! Questa la mettiamo sicuramente, dai. Mettiamo questa qua sicuramente. Qua c'è qualcuno che compra finalmente, raga. Cioè, siamo veramente... Aspetta che accendo un attimo la luce. Grazie mille, quanto le devo di resto? 10 euro. A lei, campione. Veramente molto gentile. Ora devo mettere sempre le carte qua sopra, raga. Allora, mettiamo questa qua, che abbiamo detto che vale 6,70€, quindi la mettiamo a 9 euro. Poi ne mettiamo un'altra e mettiamo tipo questa qui, che abbiamo detto che vale 3 euro, quindi la mettiamo a 5. Ne devo mettere altre due, purtroppo devo metterle per forza, raga, perché sennò è un casino. Questa 3 euro la mettiamo sempre a 5. E qua ne mettiamo un'altra, che è tipo questa qua, che vale 2 euro sempre. 2,75€, la mettiamo a 5 euro sempre. Va bene, cosa vuole? Ma lei mi ha sbancato il negozio! Ma lei è un king del quartiere! 80 euro, devo darle 2,80€. 1, 2, 50, così e così. Ecco a lei, bro, grazie mille, ma lei è super gentile! Vendi 10 carte al cliente. Cavolo, raga, ne abbiamo vinto solo 2 per adesso. Mannaggia, forse dovrei metterle meno care, così magari me le comprano. Eh sì, raga, per forza. Quindi se questa qua è 2,75€, io la metterei tipo a 2, tanto 2 euro ce li guadagno, raga. Mettiamoli un po' bassi, chi se ne frega, raga. 2 euro, facciamo così, cerchiamo di non guadagnarci troppo adesso, voglio semplicemente cercare di salire di rango. 6 euro, questa la mettiamo a 5, cioè comunque la mettiamo sempre più bassa del prezzo di mercato, perché tanto comunque trovandole noi facciamo comunque ricarico su queste cose. 5 euro. Questa qui magari la lasciamo a 10, dai. Vedi che puzza, raga. Sta puzzando sto qua. Iniziamo questo giorno successivo. Solo 6 clienti insoddisfatti. Per fortuna, ragazzi. Mannaggia. Allora, costo di fornitura abbiamo guadagnato abbastanza. Dai, vediamo un pochettino il giorno 3 che cosa succederà. Abbiamo sempre qualcosa di nuovo? No, dai. Eccoli qua, i miei... Dove state andando? Dentro dove... Ah, aspetta che vi apro. Sì, via. No, aperto. Aperto, dai. Ah, meno male, uno è tornato indietro. Meno male, raga. Cioè, ci stavo rimanendo male. Ho capito che se non vendo è perché i prezzi magari sono leggermente alti. Li ho messi tutti più bassi della media di mercato. Quindi spero che adesso possa andare molto bene. Ok, raga, finalmente stiamo iniziando a vendere. 18 euro ti devo. Bro, ma perché? Ma no, quanta roba ha preso? Ma sei un king, sei. Devo prendere i box per forza, raga. Quanti ne prendiamo? Sempre 4. Ma per forza, prendiamo così, dai. Prendiamone 2. Perché sennò poi è un casino. Aspetta che li prendo. Facciamo così e li mettiamo all'interno. Per forza, raga, se no non abbiamo più niente. Grande Billy, che si è preso 2 carte, brodera. Ma tu sei la king del quartiere. Ti devo 4,50€. 1, 2, 3, 4 e ti do 50 a te. Siamo a livello 4 finalmente, raga. Non so se ho sbloccato qualcosa, ma penso di sì. Ecco cosa abbiamo sbloccato: il kit, questo qua da 150. Lo compriamo, l'ho già acquistato. Non ho capito se l'ho già preso o meno. Ma l'ho comprato o non l'ho comprato? Sai che non ho capito se l'ho preso... Ah, forse non avevo abbastanza soldi. Forse non avevo abbastanza soldi, raga. Comunque sto mettendo delle carte basic tipo a 50 centesimi. E sta cosa secondo me è letale, perché tanto le sto vendendo praticamente tutte, quindi ci sta. Raga, sto letteralmente registrando da 40 minuti. Non so se il nostro amico editor può far vedere la durata del momento in cui sto registrando. Raga, sto aspettando il decimo cliente che mi prende una carta. Ho messo una carta a 10 centesimi. Dov'è la carta a 10 centesimi? Non l'hanno già comprata. Raga, 10 centesimi. Cosa devo fare di più? Ho trovato sta carta adesso che ne vale 4. La mettiamo a 3 euro. Ma ti prego, compratemi una carta, che voglio finire questa missione, questa task. Quanto devo darti? 0, a posto. Sì? Sì che va la carta? Non va la carta, raga. Questa sta facendo la spesa, però, Sì? 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 Sì, raga! L'abbiamo finito, non ci credo! E si gode tantissimo. E diamogli sti 2 euro. Ok, completa con successo 100 checkout. Ok, raga, ora carino. Volevo solo finire questa. Per quanto riguarda il video, mi sto divertendo un sacco, raga. Anche perché ho scoperto che possiamo ampliare il negozio, raga. Guardate qua, negozio A, espansione. Io l'ho comprato, adesso non so dove si espande. Non ho capito dove si espande. Qua, io l'ho comprata. Ho comprato l'espansione. Ho capito. Come la prendo questa qua? Ma è diventato più grande o no?
Ah sì, ah c'è, cioè, sto coso qua mi hanno messo, sto angolo qua. Ma per davvero? Ma solo quell'angolino lì? Per 300? Sono tanti sono. Ma porca miseria, 14 euro ti devo dare. Ragazzi, penso che sia arrivato il momento di salutarvi. Speriamo nell'aggiornamento il prima possibile, ragazzi, giusto per almeno sistemare le varie cose. Questo però si può spostare, penso. Io lo posso mettere a sto punto, tipo, beh, li posso mettere tipo qua. Non so se ne posso mettere due vicini, vediamo. Se io prendo questo qua, me lo fa mettere qua? Eh no, capito? Non me lo fa mettere qua, quindi dovrei metterlo tipo così. Ci sta, ma anche no. By the way, ragazzi, ci vediamo in un prossimo episodio di CCG Online. Fatemi sapere se volete una serie di questo video appena chiaramente uscirà il video. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!